Segretario della CGIL Landini oggi a Cerignola per la commemorazione del 65esimo anniversario della morte di Giuseppe Di Vittorio, il padre del sindacalismo italiano. La cerimonia all'indomani dell'inquietante attentato alla Camera del Lavoro. La CGIL sarà sempre più forte delle minacce fasciste e a difesa dei diritti dei lavoratori. Maurizio Landini lo ribadisce con fermezza a Cerignola in occasione delle celebrazioni per i 65 anni dalla morte di Giuseppe Di Vittorio, padre del sindacato italiano. Il segretario generale della CGIL ha partecipato alle iniziative a Masseria Cirillo, nelle campagne di Ortanova, primo luogo di lavoro di Di Vittorio, nei pressi del murales a lui dedicato e al liceo artistico Sacro Cuore a Cerignola. Noi un anno fa abbiamo avuto un vero e proprio assalto squadrista fascista alla sede della CGIL nazionale e da allora devo dire non si sono mai fermati, perché continuiamo ad avere sia cose come sono successe a Cerignola, sia stanotte ad esempio nella Camera del Lavoro di Pescara, così come in tante altre Camere del Lavoro in queste settimane, in questi mesi, abbiamo avuto un crescendo di scritte, di assalti che danno l'idea di un disegno molto preciso. Se qualcuno pensa che noi ci prendiamo paura, non hanno capito le nostre radici, il nostro valore. Non solo noi non ci prendiamo paura, ma pensiamo che sia ancora più necessario rilanciare un'iniziativa che rimetta al centro la condizione di vita e di lavoro delle persone, perché mai come adesso il lavoro è stato sfruttato, è stato precario e sottopagato. Il messaggio forte di Di Vittorio era quello che bisogna unire il mondo del lavoro, bisogna unire i lavoratori, bisogna creare un sindacato unitario e tutti quanti insieme provare a costruire condizioni più dignitose per il mondo del lavoro, dare centralità al lavoro nelle scelte economiche e sociali e lavorare per una giustizia sociale che possa essere la base di una convivenza solidale.